Benvenuti a Compila, quindi va. Ok, adesso si sente. Abbassiamo un po' la music. Mi serviva giusto questo link. Ciao a tutti, ben arrivati. Per chi c'è già o potrà arrivare. Allora, vediamo di sistemare un po' di cose. Stasera proprio il faccione bello in primo piano, quindi allora adesso sposto anche questa finestrella di qua, organizzo un po' le finestre. Sono stato assente per un pochino, ma come dire, ho avuto da fare un po' di lavoro, un po' di impegni, e quindi non ho potuto fare live ogni settimana. Ho dovuto fare un po' di pausa, però come dire, è stata propedeutica per trovare qualche cosa di nuovo da portare, qualcosa da sperimentare. E l'idea di questa serata è appunto sviluppare, in realtà sì, è un gioco, ma non è un gioco nel senso che c'ha più dell'applicazione business, anche se non si direbbe. Vedo che c'hanno i miei occhiali che interferiscono con la... Scusate per il faccione, mi darò una ridimensionata alla prossima occasione. Così mi sistemo. Ok, ho provato un setup un pochino diverso. Vediamo se siamo più comodi o meno nel fare le varie operazioni. Ah, dicevo, l'idea è quella di questa live, è quella di sviluppare un'applicazioncina che ci permette di gestire una sorta di gioco online. Allora, l'idea mi è venuta partecipando a una live di una ragazza che c'è qua su Twitch, che ha un nick particolare, Sole Splendente, e guardavo se riuscivo a fare uno shout out, però non vorrei sbagliare il nick. Adesso ci provo. Però parla di null, e quindi sembra strano. Forse ho sbagliato il nick, quindi andrò poi a controllare. Che forse tra l'altro dovrebbe essere anche online. Andrò a controllare, quindi che sia giusto, così ve lo do giusto. Adesso do un'occhiata qui. Ci manca un Sole Splendente, quindi ecco. sono un boomer, no? Non c'è niente da fare, ci riprovo. Si parla di music, ecco, questo potrebbe essere già più corretto del precedente, quindi sì, è quello giusto, perfetto. Chiedo scusa per l'errore. Allora, tornando a noi, è una ragazza che porta delle live abbastanza di intrattenimento, divertenti, quindi e una sera ha portato dei giochi, quindi videogiochi da fare in compagnia con quelli collegati, ad esempio indovinare un VIP, la foto da una foto deformata, oppure una sorta di sarabanda, quindi dei giochi che tutti conosciamo perché li vediamo in TV. E quindi ho provato a resistere dal giocare, quindi dal guardare basta, tenere in sottofondo, ma quando vedi la catena di parole, vedi quelle cose lì e inizi a pensarci, dopo è troppo irresistibile, e quindi ti viene da giocare a questo punto, da partecipare al gioco. Però questo mi ha dato l'idea per fare una sorta di una delle tante applicazioni che abbiamo fatto
anche nelle live precedenti, ovvero un programma che ci permetta di automatizzare la gestione di un gioco simile, ovvero manualmente cosa si farebbe? Come avevo scritto nella descrizione di questa live, andremo con Photoshop a prendere una foto, la andiamo a deformare, ci salviamo le due versioni, ovviamente quella al naturale e quella, come dire, quella deformata da visualizzare, e poi ovviamente partiamo dall'una, facciamo indovinare e finiamo nell'altra. Però mettiamo che questa cosa, come dire, si può fare tranquillamente, però potrebbe diventare a lungo andare tediosa farla ogni volta. La cosa poi interessante sarebbe prevedere diversi gradi magari di applicazione di un effetto, e quindi avere un effetto che magari gradualmente come dire, lascia più spazio alla versione originale della foto. In questo modo si potrebbero dare degli indizi e quindi come dire, rendere il gioco più accattivante. È chiaro che anche questo si può fare manualmente, ma vuol dire già, partendo da una foto, farne diverse versioni, cioè tornare alla precedente, riapplicare il filtro, farsi diverse versioni della stessa foto, magari numerandole. Insomma, diventa magari un qualcosa che poi richiede una certa preparazione. Quindi mi sono detto, perché non fare un'applicazione, per così dire, business? Quindi l'obiettivo è fare un'applicazione che ci permetta intanto di farci un piccolo database di foto con magari anche il nome della persona, del VIP che andiamo a ritrarre. Magari fare una sorta di caricamento e salvataggio, come se andassimo a gestirli come progetto, quindi intanto metterne più di uno, ed eventualmente poi trovare il modo di aggiungere alla nostra applicazione una finestra. Quindi abbiamo una parte, per così dire, principale, privata, che fa da dashboard e quindi fa un po' da amministrazione, ed è il dietro le quinte, quindi è un po', non lo so, la regia, per usare un termine. E un'altra parte che è quella, come dire, pubblica, potremmo definirla, cioè quella finestra che poi, configurando il programma di streaming in qualche modo, noi facciamo vedere al pubblico e quindi la andiamo a pilotare tramite, come dire, la nostra applicazione di regia. Quindi l'app sarebbe fatta così, una finestra principale, quindi è un'applicazione desktop, anche se noi, come sempre, utilizzeremo un framework che virtualmente ci potrebbe permettere di compilare sia per Mac, per Android, per iOS. Quindi andiamo a fare questa applicazione. Un altro obiettivo che mi sono un pochino prefissato è quello di scrivere, dove possibile, meno codice possibile in assoluto, cioè cercare di utilizzare un po' cioè, no, non voglio mettermi, come dire, a fare troppo coding manuale, ma come dire, utilizzare degli espedienti per, non so, ad esempio la gestione dei dati, farla utilizzando magari delle tabelle in memoria, usare, giusto per dare qualche anticipazione, dei binding, ovvero agganciare magari i dati alla nostra interfaccia. È un po', sento la musica un po' Non so, spero che non sia alta anche per gli altri, ma adesso per sicurezza la tiro un pochino giù, visto che deve stare solo in sottofondo. E quindi queste sono un po' le prerogative. Ovviamente il pretesto è quello di sperimentare, cioè io non ce l'ho preparata e quindi dobbiamo farla in diretta, e quindi anch'io lo sfrutto come ripasso di componenti, tecniche e altre cose, che così vediamo assieme. E quindi poi, come è successo le altre volte, se qualcuno in live ha dei suggerimenti, ce li possiamo condividere e quindi mi date anche una mano. Questo è un po' l'obiettivo. Poi l'obiettivo è sempre, ovviamente, sviluppare con una certa calma, spiegare i passaggi, così magari qualcuno ovviamente può sfruttare un po' l'occasione per riguardarsi il filmato e vedere come è stato fatto. Quindi non sarà un
un programma dalla grafica particolarmente spinta, al netto delle deformazioni che facciamo sulle nostre foto. Ecco, qui una menzione va fatta al fatto che ciao Maurizio, ho visto il messaggio arrivare, ben arrivato, un po' che non ci troviamo, ma più per colpa mia che ho saltato colpevolmente, quindi con dolo, due live. Useremo una libreria che è una libreria per lo sviluppo cross platform, che è tra l'altro una libreria prevalentemente grafica, e tra le varie cose, oltre a consentirci di fare a sviluppare l'interfaccia utente, ci consente anche di usufruire di animazioni, effetti grafici, quindi abbiamo sia un po' una parte più business, sia ha un'anima un po' più ludica, ovvero effetti che tra l'altro a vederli sembra sempre grazie mille, che accoglienza, sono lusingato, come dire, mi spiace avervi fatto mancare delle live. Però, purtroppo il lavoro era talmente, sto facendo una marea di corsi, cioè li sto tenendo tra l'altro su argomenti che richiedono un po' di preparazione, nel senso di preparare del materiale, quindi uno su SQL Server, uno su Python, infatti poi tra l'altro ho un pochino di idee per parlare poi in futuro anche di vedere assieme sia Python in sé, che trovo molto interessante, quindi, e anche le integrazioni tra Delphi e Python, che sono anche questa una cosa abbastanza interessante, quindi sfruttare le potenzialità dell'interfaccia grafica che, cioè, ci mette a disposizione Delphi in quanto ambiente RAD, quindi con lo sviluppo veloce, con le potenzialità di Python, dove per qualsiasi cosa c'è una libreria che fa il caso, quindi ci sono i componenti, quindi sto un po' studiando quando riesco, e quindi sarà una cosa che sicuramente andrò ad approfondire. Quindi, tornando a noi, utilizzeremo FireMonkey, quindi una delle librerie che abbiamo a disposizione con Delphi per lo sviluppo cross platform, e dicevo, ci sono queste due anime, una parte business e una parte un po' più ludica con degli effetti che sembrano inutili, ma in realtà mi è capitato più di una volta di farne uso. Tra l'altro avevamo già fatto agli inizi, forse è proprio la prima live che ho fatto sullo sviluppo di applicazioni per grandi schermi, e quindi avevo fatto un gioco dove si giocava a turni, e quindi per semplificare, visto che era dedicata e destinata a dei bambini, avevo messo due personaggi e quindi, piuttosto che, come dire, banalmente fare un riquadro per far vedere a chi toccava giocare, ognuno sceglieva un personaggio, e questo personaggio ho pensato magari la scelta più ovvia è illuminarlo e spegnere l'altro, cioè far vedere quale dei due è attivo. E ci sono una serie di effetti interessanti in FireMonkey, tipo l'effetto glow che fa questo contorno, come dire, traslucente, dorato, gli metti il bagliore attorno a qualcosa, e l'effetto seppia in combinazione, cioè avevo i due personaggi, quando toccava uno lo mettevo con un effetto di colorazione vivida e questo effetto glow che gli faceva un bagliore attorno. E la cosa interessante è che era un control image, se dentro ci mettete un PNG con la trasparenza, ovviamente l'effetto va sul bordo dell'immagine, cioè non è che fa un riquadro, cioè un quadrato, il controllo quadrato ci fa come dire il bagliore attorno al quadrato e l'immagine rimane dentro, ce lo fa, in questo caso lo faceva attorno al personaggio, quindi vedevi questo personaggio che si illuminava e nell'altro l'effetto seppia lo faceva diventare più scuro, più spento, e quindi ho trovato, come dire, un espediente per utilizzare. E poi in quel caso l'interfaccia è completamente custom, ovvero c'è uno sfondo con un gradiente, i pulsanti non erano pulsanti ma erano figure geometriche stondate, cioè lì si dà veramente spazio alla fantasia, quindi FireMonkey aiuta a fare anche questo tipo di applicazioni. Poi se non c'è un PC
da collegare, lo compilate per un tablet magari o per qualcosa del genere, per un telefono, lo mandate su uno schermo grande e lo vedete, quindi è carino il fatto di avere una libreria con pulsanti, controlli tradizionali da un lato e dal lato alcuni effetti che chiaramente, cioè mettere il bagliore su una griglia non è una cosa che, come dire, ci può entusiasmare, perché c'è una griglia magari con delle fatture, se anche si illumina, magari potremmo illuminarla se sono tutte pagate, e quindi questo potrebbe essere un'idea per fare un'applicazione gestionale che col bagliore attorno alle fatture se sono tutte pagate. Però sì, si è più adatto a giochi, però quando si pensa anche lì a giochi, come in questo caso, non è necessario sempre pensare a... Io poi qui parlo di giochi che uso come espediente, nel senso che non sono giochi, appunto, come dicevo, tradizionali, dove magari hai lo sparatutto e quindi ho un'ambientazione 3D, però magari qualcuno che fa una live e vuole presentare dei contenuti, non so, una foto, appunto, il nostro obiettivo sarebbe far vedere la foto deformata, uno prova a indovinarlo, magari se lo indovina compare anche il nome, ovviamente l'abbiamo inserito prima, magari il nome entra con uno scorrimento, quindi magari con un'animazione, e anche l'effetto può essere fatto con un'animazione, e poi non so, uno può mettere i fuochi d'artificio, cioè può mettere... Cioè avete un canvas, una tela con una libreria grafica ad alte prestazioni bidimensionale, dove potete disegnare un sacco di cose e alcune cose sono di serie, come effetti, le animazioni e tante altre cose invece sono già implementate, quindi basta utilizzarle, agganciarle ai componenti e farle partire. Quindi intanto partiremo dalla cosa più noiosa, che fa la nostra interfaccia, però secondo me alla fine qualcosina otterremo di interessante. L'obiettivo, almeno di stasera, almeno secondo me, sarebbe l'ideale sarebbe riuscire a fare un'applicazione completa, ovvero tralasciando magari delle migliorie, riuscire a fare un'applicazione che funzioni da un certo punto di vista, magari scegliendo un effetto, quindi vedendo anche un po', cercando un po' di renderla, come dire, funzionante senza fargli troppe decorazioni, e poi provare a migliorare certi aspetti, magari in un secondo momento, come trasformare dei cambi di effetto magari in un'animazione, quindi farlo gradualmente, oppure, come dicevo prima, fare comparire delle grafiche, hai vinto, eccetera. Poi il top sarebbe integrarlo direttamente con la piattaforma, ma questo poi è un qualcosa che si può fare, però diciamo che iniziamo a essere già un pochino, come dire, ambiziosetti, e quindi però ci si prova, e quindi in diretta, e quindi come la va, io vado un po' a memoria, siccome però sto, appunto, lavoro con Delphi un po' alla settimana e l'altra metà con Visual Studio, sto tenendo un corso su Python e applicazioni web in JavaScript, sto facendo una commistione di linguaggi che ormai non ci capisco più niente, e quindi potrei, come dire, delirare a un certo punto, e questo però, come dire, è anche il bello della programmazione, è anche sperimentare, fare un po' di queste cose. Allora, ho avviato Delphi perché per fare prima, in quanto, siccome c'è il programma di streaming che tiene la CPU, adesso ho aggiunto un paio di plugin, tipo quello che mi tiene questa testa in trasparenza, però è un po' inquietante perché mi sembra una testa piantata lì e un po' sospesa, quindi, ma vabbè, era giusto per provare a vedere qual era l'effetto e spostare anche un po' la cam, rivedere un po', una scrivania un po' risicata, ma quindi cambio la videata se ci riesco, direi che ce l'ho fatta, quindi c'ho la testa dentro Delphi materialmente, proprio l'ho proprio inserito, sono nel lead, quindi speriamo che non crashi con me dentro. Adesso, a parte le
le battute, quindi quello che noi andiamo a fare di bello è un'applicazione multi-device, come al solito, quindi questa è un po' la nostra, senza partire da un template, ma una blank application. Allora, faccio vedere un po' quello che mi piacerebbe, come dire, implementare. Madonna, se, come mi rallenta questo programma. Quindi partire da una finestra, cioè l'idea da dove mi è venuta, che mettendo un controllo image, che dir si voglia nel modo corretto forse, e praticamente espandendolo, quello che riusciamo a fare con questo controllo è tanto caricarci dentro un bitmap. Il bitmap per qualche motivo finisce sempre nelle altre schermate. Allora, vado a recuperare, mi sono tirato giù qualche fotina del mio repository di Vips, ad esempio il buon Tom Hanks, che questo è quello che sto cercando di fare, un po' far vedere il, come si chiama, il proof of concept, cioè ho riflesso negli occhiali. Il proof of concept, cioè vedere un po' qual è il motore poi di questo gioco, ovvero caricare un'immagine e accedere a una miriade degli effetti che abbiamo a disposizione. Vediamo se riesco a zoomarlo. Ci riesco, ma non ci riesco a tenere il clic sopra. Ok, ce l'ho fatta. Cioè abbiamo, probabilmente non so se si legge, ma come si naviga? Non si naviga, niente. Volevo navigare nei vari effetti. Comunque, ok, tanto si vedono a sufficienza, direi. Abbiamo una marea di, ad esempio, Ripple, direi che è uno di quelli che mi può interessare. Quello con le bande che mi copre una foto con delle righe. Poi c'è il Wave, che praticamente lo rende ondeggiato, lo swirl che fa tipo vortice. Ci sono alcuni effetti, anche il blur potrebbe essere interessante perché ce lo, come dire, ce lo scura, ce lo sfoca, e quindi poi abbiamo anche un effetto pixelate, che mi raccomando non traducetelo in italiano con pisellate perché si potrebbe fraintendere. Quindi ci sono un po' di effetti che potremmo applicare alla nostra foto. La cosa carina di Fire Monkey è che questi effetti basta prenderli e trascinarli. Quindi sapete che Fire Monkey si compone in qualsiasi, ad esempio, adesso ho aggiunto involontariamente perché ho cliccato l'effetto shadow e si vede già che attorno alla foto è comparso praticamente l'ombra, c'è cioè l'ombrettina che si vede. Perché qua in alto ho messo uno shadow effect involontariamente. Quindi abbiamo Fire Monkey ci permette di incapsulare, di incasellare dei controlli uno dentro l'altro. Se noi incaselliamo all'interno di un'image un componente effetto, gli applichiamo l'effetto. Quindi è molto semplice, molto rapido trascinare l'effetto dentro un componente, lo applica, quindi gli indichiamo qual è l'effetto da applicare e ci vediamo a questo punto l'ombra attorno alla foto che si vede leggermente. Se provo a disabilitarlo perché c'è una proprietà enabled, si vede la differenza anche se minima. Poi è chiaro, vado ad aumentare un po' i parametri, ad esempio la distanza, magari l'opacità o il colore, e a quel punto si nota ancora di più che c'è l'effetto. Ovviamente l'effetto non è uno dei L'ombra non è uno degli effetti che ci interessa perché non è che faccia delle grosse trasformazioni, però se vado, allora questo lo elimino da qui, ok, e vado a scegliere l'immagine e vado a prendere ad esempio uno swirl effect. Ecco questo, questo già lo rende abbastanza difficile da indovinare, se dovessi indovinarlo, perché è completamente deformato. E non si vede, non si capisce nulla, a meno che non iniziamo ad abbassare l'effetto, che adesso non so come si fa. Ecco, forse da 1 a 0 siamo così, perché probabilmente con
numeri con la virgola, 0,2 inizia già un po' a spostarsi, 0,5, se mettiamo un 1, quindi gradualmente praticamente lo andiamo a deformare, e quindi adesso è ancora riconoscibile, però se noi gli applichiamo un effetto particolarmente potente, ecco che non lo vediamo più. Forse questo è un pochino esagerato, quindi... però il concetto è questo, grosso modo, ovvero applicare un effetto, magari partiamo da uno, scegliamone uno abbastanza generico, forse il pixelate è quello magari che ci lascia un pochino più... Proviamo con l'animazione, voglio vedere che cosa succede se lanciamo il programma runtime, se fa qualcosa di particolare. Probabilmente però dobbiamo avviarla in qualche modo, ad esempio con un bel mouse over, perché ci sono anche delle... Con il mouse over possiamo, senza scrivere una riga di codice, possiamo applicare l'effetto. Quindi vedete che nel momento in cui ci andiamo, però mi sembra molto istantaneo, non è una grossa, non è una gran animation. Ah, ma questo è il transition, quindi facciamo praticamente una transizione da un bitmap a un altro. Ah, ok, ho sbagliato io. Cioè, questi fanno transizione, quindi potete mettere un bitmap o più bitmap, una bitmap list, quindi più foto, e diventa come uno slideshow. Usando il pixelate, praticamente quello che ci ottiene è che passa da un'immagine all'altra facendo questo effetto di pixel che brulicano. Quindi a noi interessa in realtà quello, come dire, secco, quello, l'effetto nudo e crudo. Ok, quindi applichiamo questo. Direi che è abbastanza efficace, potrebbe essere abbastanza efficace da utilizzare, come pure troppo, come si dice. Più caliamo il numero, cioè più aumentiamo il numero dei blocchi, quindi a 100 siamo così, a 200 diciamo che abbiamo quasi la foto. Se mettiamo un 50 si riconosce forse ancora, ma già si fa fatica, a 25 si vede più nulla. Quindi questo potrebbe essere un effetto che ci piace, quindi lo andiamo in qualche modo a integrare. Comunque il concetto è questo, cioè avere una foto da caricare scegliendo il nostro VIP. Quindi intanto l'idea sarebbe quella di definire i VIP, inserire il nome e poi, se ci serve, magari anche qualche informazione aggiuntiva. Una delle cose che potremmo andare a salvare potrebbe essere un effetto o qualcosa del genere, però lì vorrei farci una pensata un pochino più, come potrei dire, un po' più approfondita, per trovare il modo migliore di assegnarglielo, perché chiaramente la cosa bella è anche variare le foto, ma andare a variare anche il... come dire, la gamma degli effetti che utilizziamo, cioè non usare sempre la stessa deformazione, ma usarne magari più di una. Ciao Ragnarok, salve, come siamo formali. quindi questo è un po' il concetto, quindi prende il nostro buon Tom Hanks, deformarlo, poi pian pianino, magari gradualmente, ridurre l'effetto, se ovviamente chi deve indovinare non indovina, fino a quando non arriviamo a un punto dove di fatto la foto è praticamente visibile e possiamo spegnere l'effetto. Quindi questo è un po' il nostro concetto, sfruttando questi effetti incorporati che vengono applicati a runtime. Sì, formale oggi, quindi giornata di formalità. Noi qui non ci formalizziamo, quindi questo è un po' il concetto. capisco, quindi qualunque sia il motivo, per cui proviamo a imbastire un po' l'applicazione. Mi è spaccato un timpano.
Allora, andiamo a crearci l'applicazione a tutti gli effetti, quindi la nostra blank application. Quindi parte con una finestra vuota. Devo fare una roba che non ricordo. Diventa difficile se non ricordi cosa devi fare. Ma capisco anche quello, quindi allora abbiamo una bella finestrella principale, quindi la andiamo a un po' allargare. Dicevamo, questa diventa un po' la nostra dashboard o cabina di regia per fare un esercizio. Come trovi che sia un triangolo? Lo osservo e dico, evidentemente è un triangolo. Io in geometria matematica avevo dei votacci orrendi, quindi assolutamente, meno male che non devo più pensare a cose del genere. Quindi questa è la nostra finestra principale che fa un po' da cabina di regia. Poi l'idea è anche crearne un'altra, non magari sempre visibile, che fa da come dire, finestra live, ovvero è quella finestra che noi come dire, visualizziamo, la catturiamo col programma di streaming e gli andiamo a mettere praticamente il risultato del nostro, come dire, del nostro VIP da deformare. Quindi, come facciamo? Come partiamo? Intanto la preoccupazione numero uno, a parte dare una dimensione alla finestra, io ho un desktop abbastanza largo, quindi me ne approfitto, però secondo me non ho bisogno di tutto questo spazio. I due lati più piccoli, maggiori, vabbè, sì, quello lo sapevo anch'io così teoricamente, però. Quindi andiamo a salvare. Io questo bel giochino lo chiamerei come citazione Khufu, quindi Khufu, Khifu, Khufu. Chiamiamolo Khufu, è anche corto da scrivere, quindi ci risparmia tempo. Quindi facciamo un bel Khufu Forms Main, così salviamo la finestra principale e poi si chiede di salvare anche il progetto, e il progetto ovviamente si chiama Khufu. Non Kung Fu, ma Khufu, Khifu. Oddio, che reminiscenze che mi stai scrivendo nella chat. Mi vengono i brividi. Mi vengono veramente i brividi di reminiscenze scolastiche, quindi ho brutti ricordi. No? Quindi abbiamo la nostra finestra principale. Prima cosa, salvare i dati, ovvero quello che vorrei fare è creare una sorta di, siccome mentre che magari questo gioco viene fatto live, potrebbe essere interessante scegliere diversi VIP, quindi fare prima uno, poi l'altro. Quindi questo ovviamente è tutto gestito dal conduttore, che magari si prepara prima dei progetti, quindi non so, sceglie diverse foto, le carica, magari in futuro, quando l'applicazione è un po' più matura, sceglie anche che effetto applicare, però se li, come dire, si salva queste informazioni e se le tiene da qualche parte, magari vedendo la foto, potendo fare magari l'anteprima di un effetto e cose di questo tipo. Quindi io ho pensato, siccome il mantra di questa sera anche non ho voglia di scrivere una riga di codice, perché la scrivo già tutta la settimana, ho detto utilizziamo per salvare i dati, utilizziamo una bella memtable, ovvero andiamo nei nostri componenti, ne abbiamo uno simpatico, bello simpaticone. Ho zoomato male ancora, comunque è lui. Questo, una volta si riusciva a, vabbè, ho perso il controllo dello zoomatore, che fa parte della libreria FireDuck, che è la nostra memtable. Per chi ha familiarità con Delphi, con client dataset, cioè memtable fondamentalmente è come una tabella di un database, quindi FireDuck è una libreria Delphi per l'accesso ai dati, quindi database client server. E ci sono vari componenti per tabelle, quindi caricare praticamente una tabella in memoria, oppure ancora meglio delle query e dei dataset, ovvero dei componenti che nel momento in cui noi usiamo componente connection, colleghiamo questo componente al DB, ci mettiamo una query, mi carica dentro una tabella dei dati, e
mi carica la struttura dei campi e io a quel punto ho una struttura navigabile con dentro i miei record, posso andare al primo, all'ultimo, posso fare delle modifiche ed eventualmente poi andarla a persistere su un database. La Memtable è una cosa analoga, però diciamo che i dati stanno in memoria, ovvero è un componente che ci consente di gestire una tabella dati, per cui a seconda di una nostra struttura che viene ricavata in memoria in un formato, come dire, proprietario, un formato interno, quindi non c'è neanche per dire, non stiamo parlando di un database che non esiste, ma semplicemente una rappresentazione interna. Poi, volendo, si potrebbe persistere su un database tradizionale, ma siccome non ho voglia di scrivere codice, di creare delle basi di dati, io lo creo direttamente lì dentro e poi magari me lo vado a caricare e salvare, perché c'è possibilità di importare ed esportare tutte queste informazioni all'interno di un file in un formato anche personalizzato, in diversi formati. Quindi abbiamo l'XML, se non ricordo male, un binario. Forse con FireDuck abbiamo anche un JSON, abbiamo altri formati tra cui poter scegliere, ma quello è rilevante perché io carico e salvo e scegliamo il formato più adatto. Quindi questa Memtable ultimamente è diventata molto utilizzata perché è il componente che si usa per parcheggiarci dentro i dati, ad esempio, che vengono recuperati con l'API REST, quindi in Delphi posso fare una richiesta, scaricare un pacchetto JSON e con un componente che è il Response Dataset Adapter, praticamente adatta la risposta JSON a formato dataset, ovvero tabella, e mi viene a riempire questa tabella con i dati. Io in questo caso però la uso in maniera a sé stante, cioè l'appoggio, metto una struttura e la utilizzo come una tabella in memoria. Quindi ovviamente non ci potranno stare tantissimi dati, però nel momento in cui viene aperta, quindi mi crea la struttura, io posso ovviamente andarla ad aggiungere e togliere dei record. Anche in fase di progettazione, se non ricordo male, sì, quello sì, però diciamo che ci andremo a mettere anche dei campi che non sono proprio adattissimi, perché la mia intenzione è metterci anche un campo blob e quindi dentro praticamente ci salviamo tutto, un ID, il nome. Ci mettiamo un campo blob, ci mettiamo praticamente quello che vogliamo. Invece che dirlo a parole, facciamo anche qualcosa di pratico. Allora, facciamo doppio clic e quindi qui c'è la mia memtable, quindi la mia tabella in memoria. Prima cosa da fare è creare il dataset, ovvero creare la struttura, inteso come creare la rappresentazione in memoria di questa tabella. Però prima di creare una tabella con una struttura dobbiamo definire qual è la struttura. Quindi andiamo qui dove c'è field defs, dove c'è la mia nuca sopra la mia pelata e andiamo a mettere dentro dei campi, i campi che dobbiamo con cui vogliamo inizializzare questa tabella. Mi viene in mente di potremmo andare ad aggiungere un ID per partire, poi che possiamo metterci? Ci potremmo mettere quindi un ID, il nome del VIP e la foto del VIP, ovviamente da caricare da un file esterno. Questo è carino perché assomiglia molto alla definizione di una struttura di una tabella di un qualsiasi database relazionale, quindi non è molto dissimile da questa cosa, solo che ricavate in memoria. Possiamo anche crearci degli indici, possiamo farci un po' tutto quello che vogliamo. La Memtable è molto flessibile, diciamo che quando non ho voglia di scrivere classi faccio delle tabelle, a parte che si può anche simulare il contenuto generando dei dati casuali, c'è il prototype bind source, ci sono un sacco di cosine carine che si possono usare per prototipare e poi utilizzare i dati reali. Quindi aggiungo un campettino, questo campettino lo chiamo VIP ID, faccio un ID che ci sta sempre bene, tra l'altro se non ricordo male glielo posso far gestire pure lui col data type forse, so che c'è un auto increment, auto inc, non
Non mi ricordo se lo gestisce davvero lui, ma se lo facesse sarebbe una figata, se si può dire, perché è come avere un identity che lavora in memoria. Cioè, un ID lo voglio, però non voglio tediarmi mettendo dei valori interi. Cioè, io voglio scrivere solo quello che mi interessa, quindi possiamo abilitare come attributi il required, sicuramente. Read only no, colonna nascosta no. Fixed, non mi ricordo cosa vuol dire. Name, data type, auto increment, quindi presumo che farà un intero, cioè non mi dice di che tipo è, presumo che sia un intero. Altro campetto, questo potremmo metterci ad esempio il VIP name, il nome del VIP, e qui questo diventa un FT string, ok, che parte da, vedete qua ci sono le proprietà del campo con il data type, il nome, la precisione e in questo caso il size, 20 caratteri sono un po' pochini, mettiamone almeno una cinquantina, giusto per stare, non dico larghi, ma un po'. Anche questo è required, quindi required vuol dire che finché non lo inseriamo il record non va accettato, poi se noi non gestiamo gli errori scriverà dei messaggi, delle eccezioni con dei messaggi bruttissimi, è una bella icona rossa, però insomma, le raffinatezze le possiamo sistemare in un secondo momento. E un'altra cosa che mi viene comoda, ma perché così la posso rappresentare direttamente sullo schermo, è il campo con l'immagine vera e propria, quindi in questo caso è un campo, se possibile definirlo blob. Quindi chiamiamo VIP picture o bitmap, ma picture è già più generico, visto che poi bitmap magari confonde le idee. Data type, se c'è un FT blob, ovviamente blob non è il fluido che uccide, ma è il binary large object, ovvero questo è un campo, quindi l'autoincrementare è un intero e si dovrebbe autoincrementare, cioè dovrebbe pensarci lui a dargli un numero. VIP name è una stringa, un testo, 50 caratteri. Questo campo blob vuol dire che potenzialmente può contenere dati binari e io ci andrei a caricare la foto. Quindi il nostro dataset sarà uno più VIP formati da un ID, un nome e i dati dell'immagine per adesso. Cioè, sto pensando a cos'altro può starci, forse. In un secondo momento potremmo metterci la scelta dell'effetto da applicare. Quello potrebbe essere cioè potremmo andare a configurare. Diciamo che è una complessità che non voglio introdurre perché da quello che posso immaginare, alcuni effetti magari hanno, cioè gli effetti hanno dei valori diversi, perché se parliamo di spirali, diciamo quanti giri fare, se parliamo dei pixel, diciamo quanti blocchi di pixel deve fare, quindi meno sono e più l'immagine è sgranata. Nel caso, ad esempio, di una spirale come deformazione, meno è il valore, meno c'è spirale e quindi più l'immagine è visibile. Cioè ogni effetto ha proprietà diverse e soprattutto i valori possono essere più alti o più bassi. Quindi lì si potrebbe pensare successivamente a un sistema di assegnazione, come dire, di un livello di difficoltà legato a un certo effetto che abbiamo scelto e avere qualcosa che ci estragga, cioè che ci dia la parametrizzazione di quale effetto e quale livello e quale impostazione delle proprietà, cioè, e questo forse richiederà poi di scrivere un po' di codice. Se vogliamo usare effetti diversi, noi diciamo ci imponiamo di creare magari, non so, quattro livelli di difficoltà con gli aiuti e dovremo per i quattro livelli prevedere per ogni effetto diverso che vogliamo supportare qual è il valore da attribuire alle proprietà per far sì che appunto sia difficoltà crescente o decrescente a seconda del fatto che andiamo o su o giù. Quindi questo ovviamente a livello visuale penso che sarà difficile implementarlo, comunque dovremo basarci su effetto per effetto, quindi magari li vediamo se c'è un pattern da vedere, da suggerire che può aiutarci in questo senso, ma per il momento direi che come campi siamo
siamo a posto. Ovviamente anche il nome, ovviamente il nome lo andrei a cambiare del componente, della tabella, memtable, la chiamiamo VIP table. Ok, così adesso salvo. Sto guardando se c'è modo di autocommit updates, autoinc fields. Ah, c'è anche una lista di campi da incrementare, cioè quindi non basta il flag, forse no. Qui vedo che sono sprecati con la documentazione, non ci sono informazioni addizionali, quindi ma che è sta roba? Per cui dobbiamo andarcene un po' magari a cercare, forse andando qui. Ok, database generator, praticamente fields, autoinc fields. Stavo cercando di capire se per l'autoincremento abbiamo bisogno di la fila, i nomi devono essere senza, ok, cannot determine. Beh, io ho messo il flag, quindi dovrebbe determinare in automatico che quello va, come dire, incrementato. Check required, perché è false, lo metterei a true. Niente, qui c'è lock, cioè questa è una tabella in memoria che però ha delle funzionalità, come dire, stratosferiche da un certo punto di vista, perché gestisce quasi tutto quello che abbiamo in un database. Queste sono le fasi di update per andare a generare check required, autocommit. L'autocommit spero che faccia l'apply change in automatico, anche perché qui non devo tenere un delta, non devo aggiornare almeno per adesso come dire, un database SQL, quindi non mi interessa che vada. Ci sono anche i constraint, ci sono fetch option, dei delay, un numero massimo di record da recuperare, unidirezionale no, perché lo voglio navigare, field option, position mode, update persistent, non so neanche come si usano la maggior parte di queste cose, dovrei vedermele un po' tutte, le opzioni di formattazione, comunque ci sono veramente una marea di opzioni, cioè è un per DAC e non si leggono le proprietà, c'è qualcuno. Cioè, avete ragione. Beh, facciamo così. Infatti di solito sto dall'altra parte, però mi sembrava innaturale, come dire. Ok, tanto adesso mi tolgo. Stavo solo esplorando la quantità di opzioni che ci sono qui dentro, che sono incredibili. Definizione degli indici. Questa forse è una cosa che dovremmo gestire, ovvero torno al mio posto adesso, come visto che mi sono spostato. Definizione degli indici. In realtà uno lo avremmo, ovvero il fatto dell'ID, che dovrebbe essere univoco, quindi option, allora primary, univoco, vabbè, è implicito. Descending no, metterei nei campi fields, quindi campi o source. Ah, non mi ricordo se è source, no, questo è di base, quindi c'entra proprio niente, c'è la roba che è rimasta da tempo in memory, quindi fields, list of fields separate by semicolon. Ok, quindi io in realtà ho un campo unico che è il mio VIP ID, quindi andiamo su fields VIP ID, quindi VIP table,
primary key. E poi vabbè, direi di non definirne un altro, forse magari per nome, forse per nome potrebbe servire, ma fa lo stesso. Ok, quindi che andiamo a fare? La tabella ce l'abbiamo. A questo punto dobbiamo trovare il modo di editarla, però potremmo usare Edit Dataset ed ecco che più o meno abbiamo un'interfaccina già pronta e potremmo già scriverci dentro. Ad esempio, proviamo a scriverci, vabbè che poi se non metto l'immagine non so se l'ho messa required, però effettivamente servirebbe, altrimenti, vabbè, proviamo a metterci, quindi abbiamo Tom Hanks, oh, qui vedo un 1, bellino, vedo questa cosa qui, ho salvato, quindi sì, non l'ho messa in automatico, se tolgo il nome, me lo accetta, non dovrebbe accettarlo, anche se non ho messo null, ma ho messo required, quindi questa è come una stringa vuota. Per cui, per esempio, se aggiungessi un altro record e provassi a salvare, ecco, allora mi dice che deve avere un valore. Io vorrei escludere anche la stringa vuota, vediamo se. Quindi questo si autoincrementa, quindi è perfetto. Allora, Tom Hanks ce l'abbiamo. Tom Hanks ce l'abbiamo. Quindi un dato ce l'abbiamo. Devo vedere se nei constraint, adesso mi sono un pochino intrippato, imported constraint from dictionary error message. Ok, ma dov'è che io scrivo la clausola del constraint? Non lo so. To store SQL text that define check constraint, custom constraint are local to the application and do not get applied to the server. Ok. Constraint data value, sa, c'è anche un po'. C'è anche un po' la spiegazione. Custom constraint, ok, potremmo definirlo sul field direttamente. Sì, però qui devo importare il field, non custom constraint, quindi qui potrei dire, adesso ci provo, vip name diverso da stringa vuota. E provo a abilitarlo, vediamo se adesso funziona, sta andando proprio a sentimento, quindi no, ci ho fatto una piega, quindi probabilmente non funzionano nel modo in cui io sto pensando che funzionino, per cui questo from dictionary non capisco cosa serve. Se chiedo l'help, ovviamente ci sono i problemi for the Windows product è riservato. Ok, prendo atto. Constant, ok, fa lo stesso. Comunque va bene lo stesso, tanto poi il gioco devo farlo io, quindi se non metto qualcosa non lo vedo, tanto vale. Così acceleriamo un po'. Allora, basta giocare con la tabella ce l'abbiamo ed è pronta. Active stored usage metto che deve essere aperta a design time, a runtime. Io quasi quasi non glielo farei salvare perché poi succedono dei problemi. La struttura sì, però il resto no. Sorry. Allora, quindi
Quindi la tabella diciamo che ce l'abbiamo, dobbiamo in qualche modo editarla. Quindi io metterei una simpatica cosina che è una griglia, una string grid, ok, con cui possiamo ad esempio navigare i nostri dati della nostra VIP table e andare a, se non ne farò mai così tanti, infatti secondo me ho fatto un'interfaccia un po' troppo grande, ma va bene così per il momento. Ok, quindi ho la griglia. Se voglio usare la griglia per editare, benvenuti a Toxic Assassino. Non abbia intenzioni belligeranti con questo nick molto, molto aggressive. Benvenuto. Quindi la tabella di dati l'abbiamo già fatta. A questo punto dobbiamo trovare il modo di agganciarlo alla nostra griglia. Quindi cosa andiamo a fare? Usiamo il live bindings, direi a questo punto. Quindi facciamo bind visually. Bind visually è la parola magica per tirare su l'editor del live bindings. Quindi questa la chiamo con una fantasia estrema VIP grid. Insomma, è un nome un po' così. E dopodiché, quindi qui abbiamo il nostro bel layerino che volendo potremmo ingrandire. Non c'ho la testa davanti per una volta, quindi va bene. Dove facciamo il binding tra la nostra tabella e la nostra griglia. Quindi facciamo un bel tag e a questo punto vedo là in alto un Tom Hanks, quindi vuol dire che la nostra, adesso i componenti di sposto che sono in mezzo alle scatole, vedo qui un Tom Hanks, quindi direi che la griglia è stata correttamente inizializzata. Quindi in questo caso la griglia è a posto. Quindi possiamo fare il barbecue perché abbiamo la griglia. Ok, è stato aggiunto qualche componente alla nostra interfaccia, precisamente la binding list. Perché questo legame che c'è qui tra la mia web follower, grazie del follow, Rina1904, Sims come i negozi, e questo legame qui da qualche parte va salvato e finisce praticamente qui dentro. C'è una serie di legami, di link, componenti. Ha riscattato bene. In effetti ho anche un po' la gola secca, quindi potrei bere all'istante. Adesso non ho neanche l'acqua qui, ma la vado a recuperare all'istante. Quindi abbiamo il bind source DB, quindi abbiamo la tabella con i dati, o meglio, al momento la tabella è vuota, dentro non c'è niente. Oltre alla tabella abbiamo il componente binding list che contiene tutti i collegamenti tra tabelle, controlli, e fonti dati e controlli visuali. Quindi noi senza scrivere codice praticamente colleghiamo la fonte dati, ovvero la tabella con i dati dei VIP e la foto, alla nostra griglia. In realtà non li colleghiamo direttamente, ma passiamo da questo bind source DB. Questo perché i controlli visuali si agganciano a delle fonti dati, la fonte dati appunto il bind source, cioè un componente che praticamente consenta di colloquiare, adesso la banalizzo molto, ma colloquiare tra l'origine reale dei dati, che potrebbe anche essere oggetti, liste, potrebbe essere qualsiasi cosa, con la parte che deve rispecchiare praticamente il contenuto di questi dati, lo stato. Quindi noi abbiamo una griglia, la griglia si aspetta una fonte dati, cioè il bind source DB è una fonte dati che li fornisce prendendoli in questo caso dalla tabella dei dati. Quindi un conto è la tabella con i dati, il bind source DB fa un po' da tramite tra i dati e la griglia che vi è agganciata. Il legame tra questi controlli sono nella binding list, che è la lista di tutti questi collegamenti, di tutte queste frecce che poi finiranno sul diagramma. Adesso vado a prendere da bere, così, così faccio due cose in una.
ne ho anche poca, quindi ok, quindi fin qui direi che non dovrebbe esserci grossi problemi. E questo ci consente di fatto di avere la griglia e di editare i dati. L'unica cosa, quindi bevo acqua, sono costellato dalla palestra che mi ha ammazzato stasera. E voilà, ci voleva, grazie per il suggerimento. Ci voleva proprio. Allora, abbiamo la tabella, quindi la tabella ok. Con la tabella possiamo editare l'ID, più che altro il nome, e possiamo anche spostarci da un record all'altro. Poi, se vogliamo fare le cose fatte bene, possiamo mettere anche un navigator, ok? Che non è il navigatore, non è il Garmin, ma è questo simpatico controllino qui. Magari faccio un'interfaccina un po' più grossa, così si vede anche meglio a video, ovvero è un controllo con cui noi ci possiamo spostare tra i vari record, aggiornare, salvare, inserire, possiamo fare tutte le operazioni tipiche che facciamo sui record, quindi crearne uno nuovo, inserire, modificare, eliminare e passare al primo, all'ultimo, al precedente, al successivo. Chiaramente anche questo va agganciato, quindi adesso magari espandiamo un po' questa griglia, la espandiamo così e così vediamo qualcosina di più. Ok, li allineiamo un pochino. In realtà potremmo anche fare una bella cosa di questo tipo. Allora, fare un bel pannello di comandi superiore. Ok, quindi mettiamo un pannello che conterrà poi i comandi della nostra applicazione, tipo apri, chiudi, fai vedere la finestra, salva i dati dei VIP, carica i dati dei VIP, eccetera, eccetera. Che però, pensandoci bene, potrebbe essere più indicata una toolbar. Visto che ce l'abbiamo, allora usiamo una toolbar, che tra l'altro si aggancia direttamente da sola là in alto, perfetto. Poi sulla parte sinistra io metterei un layout, ovvero una specie di riquadro che a guardarlo è un riquadro tratteggiato, sembra inerte, ma in realtà la funzionalità ce l'ha, che è quella di racchiudere al suo interno dei controlli, ad esempio la nostra griglia e il navigatore. Quindi prendiamo la griglia, la nostra VIP grid, e la teniamo dentro il layout ed ecco che finisce qua dentro. Quindi se questo lo spostiamo, ce la portiamo in giro, poi vediamo la griglia, perché la griglia è contenuta all'interno ma sfora, e volendo possiamo anche clipparla, così non vediamo più quello che c'è all'esterno. Quindi io non voglio clipparla, ma voglio metterci anche il navigatore, quindi il navigatore finisce anche lui nel layout. Quindi a questo punto sono tutti qui dentro, i due controlli posizionati un po' male, ma il layout lo vado ad allineare a sinistra, c'è la proprietà align, la metto a left, così si aggancia praticamente al lato sinistro della mia applicazione. Teniamo un po' le cose allineate. E poi che andiamo a fare? La griglia la allineiamo alla parte, anzi, allineiamo prima il navigatore, lo mettiamo in basso, quindi allineato a bottom. Non lo vedo. Ah, perché ho il diagramma davanti, ok. Adesso l'ho chiuso. Quindi è allineato al bottom. Questa interfaccia è inutilmente grande, può essere ancora più piccola. Al bottom, ovviamente, lui si aggancia alla parte sotto, però siccome è dentro il layout che lo racchiude, si attacca, cioè rimane contenuto nel layout, però va a occupare lo spazio sotto. Alla griglia gli dico allineati al client, ovvero alla tua area, ovvero il layout, il riquadro che ti contiene, vai a occupare tutto lo spazio possibile, ovviamente dando la precedenza ai controlli che sono ancorati a sinistra, a destra, in alto, in basso, come ad esempio il navigatore.
Quindi schermata vuota, toolbar si aggancia in alto, layout contenitore lo agganciamo a sinistra, dentro ci mettiamo un navigatore agganciato in basso che quindi si allarga e però rimane dentro il layout, e la griglia che occupa il resto dello spazio. In questo modo, se noi ridimensioniamo la nostra applicazione, vedete che i controlli seguono, il navigatore si sposta su e riduce la griglia, mentre questo non cambia nulla. E la toolbar rimane sempre qui in alto. Non so se ne fanno, che abbiamo lo splitter. Sì, meno male. Perfetto. Questo è lo splitter fatto così. Cioè, lo splitter che è un po' clamoroso, nel senso che è gigante. Non riusciamo a ridurlo un pochino, magari. Ecco, forse così è un po' meno. Lo splitter è un componente che ci consente di ridimensionare questa parte a sinistra, quindi spostando a sinistra, destra, sinistra, destra, ridimensionando questa parte con la griglia e il navigatore. Perché? Perché a destra andrei a mettere un altro layout per sicurezza, quindi aggiungo un layout che sta da questa parte che occupa lo spazio rimanente, cioè quello non occupato dalla parte sinistra con i pannelli. Quindi a questo punto, noi che facciamo? Abbiamo il nostro pannello. Cosa andiamo a mettere qui? Cosa volevo mettere? Volevo mettere l'image. Un controllo immagine, ovviamente il controllo che fa vedere la foto del VIP. Quindi questo al momento terrà tutta l'area, quindi non l'ho messa come direttamente allineata a destra, ma l'ho messa che si allarga in un layout, perché così se vogliamo aggiungere un pulsantino, ad esempio per applicare l'effetto che scegliamo, possiamo anche farlo. Cioè possiamo andare ad aggiungere magari qui in fondo una cosa simile al navigator, che ci faccia un po' d'anteprima e ci faccia vedere cosa vuol dire applicare o meno l'effetto. Quindi questo è un po' il... visto che abbiamo quest'area bella libera e non dobbiamo operarci, ci sposto ovviamente i miei componenti, così stanno un po' fuori dai piedi, potrei anche nasconderli, quindi tra l'altro sono allineati un po' male. Questo lo chiamiamo main binding list, questo lo chiamo bind source DB, quindi VIP source o VIP bind source, quindi l'origine dati che fa vedere, praticamente accede ai dati dei VIP. Questo fa parte tutto ovviamente di line bindings, quindi della tecnologia che ci consente di agganciare i controlli ai dati. Diamo nome un po' a tutto, ad esempio questo layout lo chiamiamo VIP layout, no, left layout, perché sta a sinistra. Ok, dentro c'è la VIP grid e qui c'è il VIP navigator, facciamo, che naviga tra i VIP, quindi è uno fortunato, potremmo dire. Altra cosa, questo image è la mia VIP image. Ok. Layout, questo lo chiamiamo right layout. Così diamo un nome un po' a tutto. Lo splitter è lo splitter della finestra principale. Qui abbiamo la main toolbar. Ok, direi che più o meno dovrei aver dato un nome a tutto. Table, bind source, right layout, tranne la finestra principale che si chiama ancora form 1, che è un nome proprio non bellissimo, quindi, e facciamo main form e così siamo a posto forse. Grazie per il follow, c'è una quantità di Rina stasera. Rina TV. Meno che non siano bot. E
che non sarebbe neanche da escludere. Quindi a questo punto abbiamo dato, diciamo, un po' una strutturazione alla nostra applicazione, l'abbiamo un po' divisa in pannelli, abbiamo una griglia con cui navighiamo nei dati e li modifichiamo anche, teoricamente adesso ancora dobbiamo lanciare l'applicazione, possiamo navigare, tra l'altro adesso mi accerto di avere anche lo show int true, quindi anche questo dovrà... Questo invece è false, perché mettilo true che non mi ricordo mai i tasti cosa vogliono. C'è il mio gemello in chat, assurdo. Esatto, quindi capita, succede. Abbiamo problemi a ospitarvi entrambi, quindi tra l'altro non ho fatto molta introduzione, stiamo facendo un'applicazione per stile gioco, per fare il gioco di indovina il VIP, ovvero intanto andiamo a inserire i dati dei VIP e le foto e poi lo proviamo a deformare e finiremo il tutto facendo una finestra da vedere live per fare poi il gioco, sempre se riusciamo a finirlo entro stasera, perché ci sono un po' di cose ancora da vedere. Quindi abbiamo questa bella toolbar in alto, io ci andrei ad aggiungere qualche pulsante, ad esempio un button, ok, l'allineo qui a sinistra, quindi dobbiamo definire un pochino di azioni che possiamo fare in questa applicazione, quindi metto giù, come sempre quando si parla di comandi, dentro una finestra in DeFi ed obbligo l'action list, ovvero il componente dove voi mettete all'interno i comandi che si possono eseguire nel contesto della finestra attuale in generale. Questo almeno è lo scenario tipico. Ad esempio, potremmo caricare i dati, salvare i dati, far vedere la finestra esterna quando lo andremo a fare, uscire dall'applicazione, eccetera, eccetera. Quindi qui ci vanno le operazioni praticamente più comuni. In realtà abbiamo una collezione di azioni standard che possiamo andare, tra l'altro in FireMonkey, che è cross-platform, ci sono delle cose anche aggiuntive come phone call, avviare una chiamata, oppure c'è anche la parte di share, che adesso non vedo, ma show share sheet. Show share sheet, che mi sembra una scioglilingua, per fare la condivisione di immagini, foto e altri documenti, quindi fa vedere praticamente su mobile l'applicazione con cui potreste condividere una risorsa, tipo una foto, un'immagine, un documento, tipo condividi via WhatsApp, una cosa del genere. Quindi c'è il controllo del media player, ci sono azioni sui tab, eccetera, eccetera. Tra le altre cose, c'è questo simpatico file exit che potrei usare, che implementa già una sorta di quit, quindi questo potremmo aggiungerla. Quindi questi sono i comandi che noi possiamo gestire, che decidiamo di gestire nella nostra applicazione. Generalmente andiamo a scrivere il codice noi, ma ne abbiamo già di template predefiniti che fanno già un po' di cose tipo uscire dall'applicazione. Quindi in questo caso basta selezionarlo e abbiamo importato il nostro comando. Perché è importante importare il comando? Perché in questo caso possiamo controllarne lo stato, tipo abilitare, disabilitare quel comando, stabilire uno shortcut. In questo caso ci viene un po' dato tutto, come dire, di serie, perché come si vede qui ha già un nome, addirittura già il suggerimento quit the application, ha una categoria, non manca il testo, ok, però c'è uno shortcut, Command Q, che probabilmente è più legato al Mac, per fare l'uscita, quindi è già praticamente configurata, basta aggiungerci poche cose, quindi magari qui lo metto in italiano, quindi esci dall'applicazione, ok, e così siamo a posto. Custom text me lo dice perché normalmente andrebbe a scrivere quit,
se lo assegniamo un pulsante, credo, adesso andiamo a vedere. Allora, file, exit, action. Ok. Se prendo il pulsante e lo associo a questa azione, quindi quello è il comando, lo associo al pulsante, il pulsante eseguirà quel comando, ovvero chiuderà l'applicazione. In questo caso vedete che mi è scritto quit, perché il testo è incorporato, è già deciso, però se voglio metterlo custom, tipo esci, scrivo esci e là nel pulsante ci compare esci. Quindi il comando con il suo tasto scorciatoia, la guida, la combinazione di tasti, categoria, testi e tutto quanto, sono tutti definiti come azioni e i pulsanti vengono solo associati in modo che quando clicco la eseguo. Quindi è chiaro che se l'azione la vado ad esempio disabilitare, disabilito anche il pulsante, se inserisco dei menu, questo varrà anche per i menu, tutti i controlli che sono agganciati a quel comando, quindi è comodo perché visualmente abbiamo un repository dei comandi, potremmo dire, e gli possiamo agganciare i controlli che fanno l'attuazione. Quindi il pulsante, quando lo clicco, non vado a gestire il click, ma lo associo a quell'azione, quell'azione se è abilitata viene eseguita e in questo caso chiude l'applicazione. E questo è una delle operazioni che possiamo fare e lo mettiamo lì. Anzi, magari lo metto spostato sulla destra, ok. Poi per replicarlo, ecco, magari gli diamo anche un allora, questo è un file exit button come nome, gli andiamo a mettere un nome con la finestrella rapida. Come layout lasciamogli un po' di margine che è proprio attaccato al bordo, tipo un 4 pixel. Con questo lucchettino vi imposta la stessa dimensione praticamente su tutti i lati e quindi sta un po' più all'interno della barra, diciamo, non sta proprio attaccato al bordo, però questione di gusti. Altro pulsante che andiamo ad aggiungere è il caricamento della, quindi queste diventano main action list, non gli associo dell'immagine al momento, ma o VIP action list, dipende da come vogliamo chiamarlo. Al momento quindi possiamo fare quanto segue, andare anche a implementare il caricamento dell'immagine. Questo perché abbiamo la nostra tabella con i tre campi, l'ID del VIP, diciamo un ID univoco non significativo che ci fa piacere vedere, ma diventerà, se riusciamo, anche le fixed rows, non ci sono qua, è impossibile, forse nelle option, either click, row lines, row select, non la vedo, da qualche parte c'è, però ci deve essere di solito. Vabbè, che comunque qui come dire, non rischiamo poi di sbagliarci. Abbiamo il nome del VIP e poi abbiamo i dati della foto. È chiaro che in griglia non vengono mostrati, c'è scritto solo object, perché fare l'editing in griglia di un'immagine diventa, a parte che l'immagine che noi andiamo a caricare non è un'iconcina, è una foto di un VIP. Quindi questo è una cosa che dovremo fare, direi, creando un'azione dedicata. In realtà è molto semplice, ovvero vediamo se nelle standard action c'è qualcosa. FMX, c'è la navigazione sui live bindings, non vedo niente di particolare a questo punto. Facciamo che non c'è, ce la facciamo noi. Quindi avremo un invece che category file, abbiamo magari la category VIP o edit, quindi modifica dei dati. Qui metteremo, come la chiamiamo, una edit load picture oppure load picture action, facciamo prima, che dagli una categoria, tanto non edit picture load action, facciamo così, load picture action, ok, così manteniamo anche la convenzione. E poi avremo non save perché non ci interessa, quindi qui importiamo, è più un import, quindi anzi facciamo edit import picture
action, che ci sta, che poi è un'importazione. Testo, importa foto, questo è il testo, l'int importa foto, importa una foto. Grazie, grazie per l'iscrizione, direi il primo iscritto in assoluto, posso dire, e quindi in assoluto, perché di solito non le incentivo, non ho ancora pensato a qualcosa di particolare, però, come dire, intanto grazie mille, perché sia per essere la prima persona in assoluto che fa una sottoscrizione, e questo è più un hobby che non altro, ma apprezzo, visto che c'è anche l'opportunità, grazie a Amazon Prime. Sono abbonato e... No, grazie mille, grazie, fa molto piacere, quindi la soddisfazione è più elevata della cosa importante, quindi mi fa molto piacere. Importa foto, importa una foto da file, oddio. La scoreggina era molto alta, mi è venuto un accidente, quindi meno male che non ha l'odore, perché è particolarmente bagnata questa di... Forse perché ho anche poi gli effetti un pochino alti, che non mi sono mai perso un po' a tarare le cose, ma io vado... Non sono bravo in questo, né a programmare né a fare queste cose, allora... Quindi abbiamo fatto la nostra azione, ma non ci ho messo il codice. Mi sono fatto... stavolta non ci sono cascato. E che compare questa barra? Questa barra qui sotto. Anche questo è un fix, è un bug che devo correggere. C'è una barra... Allora, edit import picture... Che aumenterò il prezzo, quella scoreggina qua. Quindi a questo punto andiamo a mettere un po' di codice, purtroppo ci tocca scriverlo poi. Hai fatto collezione dei punti. Allora, che ci scriviamo? Ci scriviamo, praticamente andiamo a importare la foto da disco, quindi quello che andiamo a fare è prendere quindi la nostra VIP table, se la memoria poi adesso mi aiuta, non mi inganna, fill by name, quindi abbiamo il nome del campo che si chiama, poi chi se lo ricorda, tra l'altro giusto per ingrandiamo anche un po', così si vede anche qualcosa. L'avevo chiamato VIP foto, VIP, avevo chiamato, non mi ricordo, VIP di VIP picture, giustamente. Sono qui da una vita col vecchio account, ringraziate per gli insegnamenti, grazie mille. Ma quindi qual era l'account nuovo? Io non ricordo i miei follower, quindi sono anche piuttosto scriteriato. Allora, VIP picture, intanto vado avanti così. Quindi questo è il nostro campo, normalmente è un campo, è un field generico, perché questo field by name ovviamente ci... quindi dobbiamo, sapendo che è un campo blob, possiamo castarlo a blob field, cioè sappiamo che si tratta di un campo blob, e quindi Massimo Borsetti, ah no vabbè, intendevo il nick, non volevo, come dire, farti scrivere nome e cognome se per caso ci tenevi alla privacy, ma è giusto per
Ok, così mi terrò in mente, anche se facilecca, la mia mem table facilecca, quindi a differenza di questa. Ok, quindi qui andiamo, grazie mille, comunque ancora. Facciamo un load from file, quindi abbiamo la visibilità di metodi come load from file che non avremmo per i campi tradizionali, in quanto le stringhe non le carichiamo, cioè, potremmo caricarle da file, ma se scriviamo solo questo, in realtà non ho provato, perché questa è una reminiscenza, ma load no. As potremmo impostarlo come bytes, però non mi piace, quindi passiamo dal campo generico al campo blob. Abbiamo load from file e qui dobbiamo mettere il percorso del file. Per sapere il file da caricare ci vuole un dialog, quindi possiamo fare una open dialog. Ok, stiamo riempiendo di componenti. E qui la chiamo Picture Open Dialog, quindi possiamo mettere seleziona una foto da importare, cioè questo lo usiamo. Sai parlare albanese? No, assolutamente. Purtroppo non lo conosco, seguo Fiona Ciacalli, che sono un fan di Fiona, che è un account YouTube, presenta prodotti tecnologici, un influencer su YouTube, e so che è albanese, è andata a fare un viaggio di recente, quindi ogni tanto racconta delle cose sul paese e sui posti dove va, però io so l'italiano, l'inglese per grazia ricevuta, no, l'inglese insomma, lo conosco abbastanza, ma a parte quello purtroppo vado poco lontano. Allora, abbiamo la nostra dialog, file name, niente, quindi con questo andiamo a scegliere, tra l'altro c'è il test, quindi quando la clicchiamo andremo a scegliere la nostra bella immagine da una qualche cartella. Quindi qui ci siamo, cioè ci siamo ancora. Quindi if not open picture open dialog execute, exit, oppure se ci piace di più possiamo, io di solito faccio così, nego le condizioni in modo da, come dire, escludere tutte le casistiche prima, e poi se arrivo in fondo vuol dire che ho superato tutti gli ostacoli. Quindi l'execute fa partire la finestra, ovviamente in selezione della foto. Se questo non ci dà true vuol dire che l'utente non ha scelto la foto e quindi annullato, altrimenti ci troviamo lì il path. Quindi mi faccio lpath, se no, o lfilename. Me la vado a estrarre dalla mia picture open dialog, questo giusto per scrivere un po' meno, per tenere le righe un po' più corte, e poi faccio load from file e quindi praticamente prendo il mio campo e lo importo. Questo import bisogna stare attenti che deve funzionare solo quando la tabella in modalità di modifica, quindi potrei sfruttare l'evento on update per dire che la import edit import picture action deve essere enabled se la mia view table, scriviamolo da a parte così siamo più comodi, quindi qui arrivo dopo. View table, non view VIP table, ecco perché non me lo scriveva, perché continuavo a scrivere una minità. VIP table è state in ds edit o insert o ds edit modes, esatto, che facciamo prima. Scritto così però. Perfetto, cioè
lo stato della tabella deve essere in uno stato di tra quelli di modifica, altrimenti non importiamo, perché quando importiamo scriviamo il valore nel campo, in realtà potremmo lasciarlo attivo lo stesso, perché quando scriviamo praticamente creiamo in automatico un nuovo record, andiamo a modificare quello esistente, però non così evitiamo di sovrascrivere inavvertitamente qualcosa. E così ci importiamo la foto, il resto dovrebbe fare tutto il navigator e le altre cose. Mettiamoci un pulsantino a questo punto, che lo mettiamo qui, facciamo un mettiti magari a sinistra, che attaccato là lasciamo l'uscita, action, mettiamo un file exit, edit picture. Sì, effettivamente è un nome esageratamente lungo, solo edit picture action. Però dobbiamo yes, sì, salva tutto, che adesso vado a impostare, mi ha scritto un po' troppo, un po' largo, ok. Allora torniamo qui, main action, dobbiamo riagganciarlo, quindi edit picture action, quindi l'evento è agganciato, giusto? No, perché si è sganciato stranamente questa cosa. Ah, ok, non mi ha rinominato, vabbè, copiamo qui, l'altro va via, quindi fa tutto in automatico, quindi non abbiamo nessun tipo di problema. Bene. Quindi adesso dovrebbe essere agganciato, ok, all'azione, importa foto. Quindi che facciamo? Proviamo a vedere intanto se funziona l'editing base. Ah, per visualizzare la foto manca un pezzettino, ovvero bind visually, ritiriamo su il nostro live bindings, perché a questo punto nascondi questa roba, nascondi, che lo splitter non dobbiamo, anche il pulsante file exit non mi interessa assolutamente, questo button 1 men che meno mi interessa. Quindi abbiamo la nostra bind source, che è un po' più, adesso la metto un po' più centrale, che si aggancia alla griglia, l'asterisco vuol dire che fa vedere tutti i record in una volta sola, così come anche il navigator, dobbiamo agganciarlo in modo che segua lo stato, in questo caso questo è il record selezionato, questi sono i campi informativi. Ad esempio la nostra VIP image potremmo andarla a segnare a VIP picture, così da vedere ipoteticamente, si spera, incrociamo le dita, l'immagine che abbiamo caricato nel campo blob. Quindi quando noi scorriamo e qui cambia lo stato, quindi la griglia va a cambiare il record corrente, il navigator si imposta di conseguenza e qui dentro viene caricata un'immagine, in questo caso l'immagine finisce dentro la VIP image, quindi dovremmo anche riuscire a vederla. Una cosa che dobbiamo fare è, quando apriamo il form, direi fare l'apertura della tabella anche, quindi nella form create andiamo a fare viptable.open. In questo, altrimenti non abbiamo l'editing abilitato sulla tabella. Quindi faccio un run senza debug, proprio in fiducia, vediamo cosa scoppia. Non scoppia nulla, quindi vediamo se riusciamo a uscire. Intanto sì, funziona, l'uscita funziona, quindi beh, la prima cosa che testerei di un edificio, metti che scoppia un incendio, a testare se l'uscita funziona. Vediamo se anche lo splitter, ok, questo si muove così e quindi ridimensiona l'immagine che sarebbe di qua, anche se vuota. In portafoto è spento, abbiamo la griglia vuota, però abbiamo abilitato il più, che è attivo, gli altri sono tutti spenti, il refresh che in questo caso non fa nulla. Quindi più, inserisco un record,
si è abilitato anche in portafoto, quindi diciamo che io vado a fare Tom Hanks, vado a mettere, e poi qui vedo Object, che ovviamente non è editabile, ma ho il mio in portafoto, quindi vado a cercare, adesso becco nel mio repository le foto dei VIPs e prendo Tom Hanks, e quindi ce lo fa anche vedere, per cui abbiamo la visualizzazione, e a questo punto mi salvo il record e ho salvato. Quindi vado ad aggiungerne un altro, stavolta vado ad importarmi prima la foto, tanto non è... Abbiamo Keanu Reeves, quindi possiamo mettere anche lui. Ok, quindi se mi sposto chiaramente salviamo i dati, e così via discorrendo. Quindi c'è un'altra due foto, però... quindi qui cambiando, vedete che anche qui... navighiamo, quindi qui stiamo intervenendo con quell'asterisco, vuol dire che sul bind source abbiamo un record attivo e il navigator ce lo cambia. Quando cambia, il bind source avverte la griglia che, essendo agganciata, si sposta e cambia il record attivo. Quindi possiamo cliccare qui aggiornare la griglia, oppure andare qui, cliccare si aggiorna qui sotto, eccetera eccetera. Ok, fino a questo punto direi che ci siamo. L'unica cosa che bisogna andare a fare, secondo me, è caricare e salvare questo set di dati, perché se io esco e riparto non mi trovo più niente, e quindi devo andare a persistere questo set di gente, quindi diciamo di personaggi che abbiamo caricato col nome in un qualche modo. Okay, quindi come facciamo? Mettiamo altre due azioni. La VIP table è comoda perché è un bel save, proprio di quelli comodissimi. Allora andiamo a mettere, forse sotto file conviene, un, o in realtà sotto la categoria project, perché poi potremmo vederlo come un progetto, quindi potremmo dire project load action e project save, quindi facciamo carica progetto con i puntini perché parte la nostra finestrella, carica progetto da file. Ok, e qui avremo anche qui un'altra open dialog. Poi abbiamo il project save action, ovvero salviamo, salva progetto, anche qui con i puntini, o in realtà anche qui è un esporta, vabbè, ci teniamo in mente il nome del file, però questa la facciamo magari dopo, quindi esporta progetto. Sì, dai, è più corretto per come implementata al momento. Un export action, e quindi questo di conseguenza diventa un project import action. Quindi, ok, quindi importa i dati di un progetto da file. Esporta progetto, poi c'è un pipe, esporta i dati del progetto su file. Nel caso abbiamo una status bar, possiamo visualizzare il suggerimento esteso, quello che segue il pipe qui su, direttamente sul video. Come potremmo farlo? Quindi questa cosa qui, attiviamole, quindi andiamo a implementare le azioni, le scrivo tutte e due, cioè le faccio creare tutte e due, e poi ci metto un to do, altrimenti appena salvo me le spazza via se mi scappa. E quindi allora project import, che facciamo
Dunque. Allora, andiamo qui. Project Import Action. Deve essere sufficiente a questo punto a fare un VIP table import, facciamo un load from file, scegliamo il file, ovviamente il file ci vuole anche in questo caso una dialog, una open dialog, ok, quindi questo diventa la project open dialog. Seleziona il file da cui importare i dati e avremo anche però una save dialog, ok, che invece ci fa salvare i dati, quindi project save dialog e diventa seleziona il file in cui salvare i dati e abbiamo anche questa, quindi load from file if not project open dialog execute exit, altrimenti vip table load from file project open dialog file name, dove file name abbiamo il percorso del file. To do done if not project save dialog execute usciamo altrimenti vip table save to file, quindi normalmente se non ricordo male dovrebbe riuscire a esportare un file praticamente binario file name, però possiamo anche scegliere il formato. Qui vedete che c'è storage format e abbiamo a disposizione storage format, abbiamo automatico che probabilmente andrà per estensione, immagino XML binario e addirittura JSON, quindi siccome salviamo di dati binari, credo che il binario sia quello più ideale perché gli altri sono basati su testo, quindi farà un encoding base 64 che potrebbe diventare, se abbiamo delle foto grandi, abbastanza voluminoso. Quindi io sarei proprio esplicito, terrei il binary sia in caricamento che in salvataggio, così siamo sicuri che più o meno terrà quello che salviamo. Quindi è chiaro che ho un mega di immagine, i metadati che vengono salvati oltre all'immagine non sono come dire così più rilevanti, così tanti di più. In questo modo dovremmo riuscire anche a farci un salvataggino dei dati che andiamo a inserire. Quindi velocemente facciamo un bel Tomx, non so perché mi scappa sempre anche la importa foto, mettiamo Tomx, salvo, poi faccio un bel più. E qui ci mettiamo la Belen Rodriguez, così facciamo un po' di Rodriguez e salvo anche questo, quindi abbiamo questi due e direi che siamo a posto. Cavolo, ho fatto le azioni ma non ho fatto i pulsanti. Metapino. Qui ci vorrebbe altro che un meme. Lancio Bastianic perché me lo ultimamente non mi incazzo, sono un po' incazzato perché mi sembra che ci stai prendendo noi in giro. Ti diverti con il nostro tempo, bravo, complimenti. Esatto. Mi prendi in giro. Allora andiamo quindi a mettere giù i pulsantini, importa foto, aggiungiamo questo, ne aggiungiamo un altro, file
file exit button, no, ha fatto un copy and call, no, questo è edit picture, ho sbagliato il nome dei pulsanti, ma adesso li ribattezziamo. Allora, edit, sì, edit picture button, questo è il file exit button, che esiste già, sì, perché devo, sì, ho capito, devo cambiare nome a questo, in realtà, che diventa il project load button, questo diventerà il project save, project save button, questo è l'edit picture e questo è il file exit button effettivo. Very well, quindi allora qui importa foto, no, questo diventa project, che poi è sempre import, mi sbaglio sempre, è che poi questa roba descrittiva potrei anche non darglielo il nome, importa progetto, sì, se magari me lo scrivi un po' più allargato, questo sarà il project export, quindi sarà il project export button, ok, export button, questo quanto è largo, 125, questo è largo 125, ok, no, open project, questo lo metterò uguale, così magari gli lascio un po' più di margine, vado in quick edit layout, gli lascio 16, 4 volte tanto, così sta un po' più lontano. Quindi project import button, export button, le azioni glielo date giuste, direi, spero, sì, perfetto. E in questo modo forse, oh Maurizio, grazie per la presenza, e buonanotte, ci vediamo la prossima. Un saluto e a presto. Grazie sempre per il supporto inestimabile. Allora, quindi andiamo a fare. Ci mancava anche il titolo, è tipo un bel kufu. Quindi andiamo a fare Run Without Debugging. Ok, quindi spero di non aver sbagliato nulla questa volta, così riesco anche a salvare, perché sono sempre, allora, partiamo sempre da uno, importa foto, mettiamo Tom Hanks, che ormai si sarà stanco di farsi inserire Tom Hanks, poi ci mettiamo importa foto, la Belen Rodriguez, e poi basta, vediamo, esporta progetto, quindi qui magari metto demo.bin.dat, non so come chiamarlo, e così l'abbiamo esportato in teoria, vediamo per dirlo in pratica, dovremmo rilanciare l'applicazione che partirà vuota, fare un importa, raccogliere questo demo bin, ci troviamo, attenzione, Tom Hanks e Benel Rodriguez, quindi perfetto, chiaramente per effetto della memtable, il campo blob, i dati delle foto sono salvati dentro il file esportato, e quindi questo è comodo, perché potremmo dire ce ne freghiamo, e a quel punto, come dire, potremmo buttare via le foto originali e ce le abbiamo praticamente salvato. Se facessimo anche un export saremmo come dire dei fantastici, dei maghetti. Ok, quindi i dati li possiamo recuperare in questo modo, quando lanciamo possiamo tirare su qualcosa di già pronto, potremmo anche andare ad aggiungerci qualcos'altro, ad esempio importare anche il buon Keanu Reeves. Reeves, se l'ho scritto bene, ma credo di sì, e qui importiamo
preso un po' di cose un po' a caso, tra l'altro Marcuzzi, che questo perché ripenso a volte al calendario, e quindi tra l'altro vedete che si riscala perfettamente quando noi allarghiamo, possiamo ridimensionare questa parte oppure dare più spazio all'editing, e quindi abbiamo anche un'applicazioncina abbastanza flessibile. Esporta progetto, lo vado a risalvare su quel file, così questo è un refresh, ma tanto non abbiamo nessun tipo di... Esci, perfetto. Qui mettiamo magari un po' di... Anche qui lasciamo un po' di margini. Vediamo se questo è troppo. È un po' tanto, forse come... Magari bastano 4 pixel. Giusto per distanziare anche un po' le varie... i vari elementi dell'interfaccia. Quindi l'editing direi che è completo, salvataggio, caricamento, possiamo importare le foto, mettiamo il nome, mettiamo tutto, proviamo ad aggiungere, ma giusto per così completare il, come si dice, il progetto della serata, il un pannellino magari qui sotto, una specie di, che potrebbe anche essere poi una toolbar, non è che... Solo che in alto, invece che in alto, la mettiamo in basso, o magari aggiungiamo il pulsante direttamente nella toolbar classica, che forse facciamo anche prima. Sì, perché tanto di abilitazione della preview, ovvero mettiamo un effetto, magari qui vado a caricare un bitmap giusto come campione per vedere... tipo il solito Tom Hanks, che poverino ormai non ne può più, e utilizziamo come effetto, quindi magari un... è tutto sfocato il video, probabilmente è un po' forse una questione di banda, prossima volta magari abbasso la risoluzione e così forse ci si vede anche meglio. Effetto pixelato, perfetto, così pixelate effect, quindi c'è l'effetto, lo lasciamo, cioè normalmente lo lasciamo spento, in questo modo possiamo, come dire, avere un, potremmo mettere uno switch di anteprima dell'effetto, ma no, dai, mettiamolo giustamente qui dentro, che così facciamo un facciamo una toolbar, no, ce la vado a mettere alla fine, che mi torna comoda, la mettiamo magari sotto come il navigatore, magari alta come il navigatore, esatto, che stia lì, e poi ci potremmo aggiungere ad esempio uno switch, quindi questo è un po' è la picture tool bar per lavorare sulla foto in sé, e ci potremmo mettere uno switch, un bello switch che va a accendere e spegnere, ad esempio lo mettiamo allineato a sinistra, un cubettone così magari un pochino più, diamogli dei margini, senza esagerare, una cosa così. Poi mettiamo anche una label magari allineato allo spazio mancante, poi qui dentro ci può stare anche tanta altra robina, quindi allineiamo il client e ci mettiamo come text, qui c'è la mia testa quindi mi dovrei spostare. Come text ci mettiamo, vabbè, proprietà text, anteprima, effetto. Ok. Giusto per avere un'etichetta da vedere. E a questo punto, questo dovrebbe abilitarmi l'effetto. Potremmo usare delle azioni,
scrivere del codice oppure chiamarlo effect switch o preview switch, facciamo un preview switch che magari è meglio. E cosa andiamo a fare? Quindi label preview label, ok, andiamo ad agganciare, potremmo usare sempre i live bindings, quindi bind visually, non mi ricordo, non c'è modo di, come dire, disabilitare, niente, il, qui ha cambiato il layout, allora preview picture toolbar, non mi interessa, questi pulsanti li possiamo nascondere, questi nascondiamo, teniamolo preview switch, la preview label nascondiamo, non vedo, l'unico che mi interesserebbe, ovvero il mio effetto, dov'è? VIP pixelate effect, ok, adesso lo vedo ma non gli vedo. Abbi pazienza, le scritte sono illeggibili. Adesso vediamo, perché siamo molto in piccolo, solo che al momento cambiare la risoluzione potrebbe essere molto pericoloso, quindi potremmo provare a fare una cosa, quindi andiamo, ci assassiniamo, attenzione che rischiamo il... Allora, dov'è? Personalizzazione, la parte dello schermo, caratteri, no, neanche i caratteri, dovrebbe essere in sistema, schermo, vediamo. Si è ridimensionato qualsiasi cosa in giro, qui nulla, però potremmo provare a riaprirlo e vedere. Però so che quando c'è una cattura in corso non è detto che funzioni. Provo a riaprirlo così vediamo se si vede un po' meglio, se si vedono un po' meglio i caratteri. Comunque aspetta a dire ottimo. Vediamo se è ottimo, perché infatti il non mi ha considerato. Sai che provo a spostarlo in un altro schermo a vedere se è rimasto semi bloccato, perché la problematica è anche il fatto che siamo in cattura e quindi si ingrandisce quando passa in un altro schermo, si rimpicciolisce. Sì, bisognerebbe, come dire, disabilitargli lo streaming. E sembra che questo schermo come se non lo sentisse. Niente, vabbè, quasi finito. Poi magari per le cose che non erano chiare, il video on demand generalmente si vede molto meglio, quindi quindi anteprimo effetto. È vero che però qui posso, nel progetto forse qualcosa posso fare, perché se noi andiamo nelle opzioni DPI, IDPI page, potremmo dirgli di usare nel designer user editable, e quindi più che 96, proviamo a cambiargli il valore e riaprirlo a vedere cosa succede. Ah, però quello è VCL, giustamente, quindi adesso che ci penso, quindi non è,
niente, siamo fregati. Ora è tutto nido. Allora probabilmente era un momento di, come dire, era un momento di defiance dello streaming, sì, per la banda. Ok, quindi andiamo di nuovo qui, che non mi ricordo se ho finito o no. Quindi, parte di Bind Visually, io qui andrei a fare, qui so che si può zoomare, quindi qui ci dovremmo vedere bene. Che andiamo a fare? Andiamo a tirare fuori la proprietà Enabled, che non è visibile. Abbiamo la proprietà Switch is Checked, quindi questi due li metto da parte, li metto da soli, che non hanno a che vedere. Quello che vorrei fare è pilotare, come dire, l'effetto attivato se praticamente c'è il checket abilitato o spento. Quindi possiamo fare così, li uniamo, siccome al momento sono entrambi a false, l'effetto rimane false, però a questo punto, essendo collegati, ovviamente funzionano solo a runtime, ma vediamo se... sì. Quindi a runtime mi aspetto che questo vada poi a abilitare, accendere e spegnere l'effetto per l'anteprima. Quindi salutiamo Tom Hanks, poverino, che lo andiamo a svuotare, a eliminare tutto, altrimenti ci viene salvato col progetto, e quindi era giusto per averlo come riferimento. Poi, quindi qui abbiamo la nostra bella interfaccina. Andiamo a fare un importa progetto, così abbiamo già anche i dati. Abbiamo Tom Hanks, vediamo se l'effetto lo fa, però mi va a scrivere, non capisco come mai mi scompare qui sotto il per qualche motivo lo switch, poi però ricompare, ma non è che ho messo l'effetto, non è che ho pixelato anche lo switch, perché funziona, potete, cioè gli effetti funzionano anche con i controlli normali, quindi non vorrei aver messo l'effetto pixelate, l'ho messo sul, no, è la toolbar che è dentro l'immagine. Ok, risolto l'arcano, la toolbar era dentro l'immagine, quindi veniva pixelato anche il controllo visuale. Sono effetti che potete applicare anche ai controlli tradizionali, quindi non solo alle immagini. Quindi di fatto avevo applicato l'effetto di irriconoscibile anche all'interfaccia, mentre adesso rimane separato e quindi non fa più l'effetto di prima. Andiamo a caricarci Tom Hanks. Ok, questo l'abbiamo. In questo modo noi, cambiando, possiamo editare i dati e farci un'idea di quello che è la versione pixelata. Ovviamente è riconoscibile, veramente, come dire, un po' esagerato, però è giusto per avere un effetto e iniziare a lavorarci sopra. Quindi ciò che mancherebbe, che adesso non facciamo stasera, è la parte di finestra live, quindi una finestra dove noi dovremmo riportare il personaggio che abbiamo scelto e aggiungere dei comandi per fare in modo che, come dire, noi live possiamo andare a pilotare il personaggio che vediamo, che sarà poi quello selezionato. Quindi metteremo un pulsante, abilita griglia, metteremo l'effetto magari attivo non di anteprima ma con un'altra parte di interfaccia, e a questo punto andremo a pilotare quello che si vede nella finestra esterna, che è poi quella che finisce live, per cui proveremo anche a giocare, magari mi caricherò qualche foto di VIP, che non, qualche dato che non vi faccio vedere, in questo modo non saprete quali sono i VIP, e poi potremo provare a giocare a questo punto anche sul in diretta, quindi riprodurre il gioco, però in questo caso fare l'applicazione.
quindi mancherebbe questa finestra, è un po' il suo pilotaggio in un certo senso, che poi si traduce in realtà già scegliamo l'immagine e quindi direi che andremo a agganciare anche quella finestra ai dati che vediamo qui in modo che segua, però eventualmente regoliamo l'effetto in qualche modo così da da sceglierlo, quindi possiamo mettere magari una selezione e un livello anche, quindi magari io lo metterei qui sotto dove c'è anteprimo effetto, assieme anteprimo effetto metterei la scelta di un effetto e il livello, e in questo modo possiamo, è un pulsantino che magari fa comparire il nome del personaggio e quindi quando uno indovina e fa le feste, non lo so, il party mode. Questo ovviamente come idea da proporre, da realizzare. Diciamo che lo zero code non siamo riusciti a farlo proprio totalmente, però direi che abbiamo scritto, adesso tralasciando la parte di codice che scrive l'IDE, abbiamo caricato una foto, aperto una tabella, abilitato un'azione solo se siamo in modifica e chiesto e caricato un file da esportare e uno da importare, quindi non è che abbiamo poi scritto più di tanto. Ecco, sulla questione degli effetti magari ci sarà un pochino più da lavorare, perché se vogliamo consentire una scelta dovremmo pensare a un piccolo pattern per fare in modo di fornire questa informazione, ossia che effetto usare, come si chiama e che livello applicare, e poi avere una sorta di adapter o qualcosa che traduca quell'informazione nella scelta di un effetto come componente effettivo e le proprietà impostate in modo che rappresenti esattamente quel livello di difficoltà, ovvero quella variazione da 1 a 4 che possiamo considerare in un certo senso valida come difficoltà, quindi dalla più difficile alla più semplice. Sono tornato, come sta andando? Tutto a posto, abbiamo fatto la prima parte e quindi abbiamo di fatto la nostra dashboard con cui possiamo importare un progetto salvato con le foto dei VIP già inserite. In questo modo potremmo fare ad esempio un file per puntata, chi ovviamente gestisce questo gioco potrebbe crearsi un file per ogni puntata, una volta che ha creato il progetto e lo ha esportato su file con esporta, peraltro non ha bisogno di tenere le foto, quindi potrebbe anche buttarle via, potrebbe farsi un progetto per ogni, con le date delle serate e per avere un'idea di quello che sarà il risultato finale, abilitare l'anteprima dell'effetto con questo bello switch. Quindi questa è un po' l'interfaccia attuale, molto spartana ovviamente, ma funzionale, con i vari controlli di editing, quindi il navigatore per i dati, che è questo qui sotto, la griglia, i comandi per riuscire a importare i vari dati, e qui c'è l'anteprima dell'effetto con lo switch che si accende e si spegne, che poi andremo a sostituire con i comandi che penseremo di adottare per pilotare una finestra esterna, perché noi dovremo mandarla in live, quindi supponendo di fare il gioco live dovremo dire al software di streaming di catturare una finestra che sarà la finestra di gioco, e lì piloteremo cosa mostrare, ovvero sceglieremo ovviamente una riga tra queste, e quindi l'immagine finirà anche sulla finestra esterna, però magari avremo la possibilità di coprirla, svelarla, applicare l'effetto, decidere l'intensità e stabilire un po' tutti questi parametri, sia per rendere il gioco vario, sia poi per aggiungere, come diceva il famoso spot, potevamo stupirvi con effetti speciali, quindi aggiungere, non so, il nome della persona quando si indovina, i fuochi d'artificio e quant'altro. Insomma, non ho idea neanche di come realizzarli, per la verità. Però se trovo un filmato, so già che importandolo riusciamo a attivarlo con una facilità abbastanza discreta. Quindi mancherebbe quel pezzettino lì, ma siamo, direi, a più di metà, quindi abbiamo già fatto una buona parte dell'applicazione.
Chiaramente questa è un'applicazione custom, ma se vi viene in mente un gioco potrei avere un database di brani e quindi attivare, spegnere oppure, non so, far vedere delle note, stabilire catene di parole, cioè potrei farmi un'interfaccina con dei dati semplici per gestire una qualsiasi di queste eventualità e giocare poi con la grafica per presentarla in maniera un pochino carina. Se volete uno spunto in questo senso, c'è una live precedente dove ho fatto gli overlay, cioè ho fatto un'applicazione per mandare in sovraimpressione praticamente delle grafiche, che può essere il nome della persona che sta parlando oppure altre informazioni, se usciamo dallo Zoom, o altre informazioni che volete mandare in diretta sovrapposte a praticamente uno sfondo verde, in modo che quello viene eliminato e quindi aggiungendo magari, non so, un personaggio o che ne so, qualsiasi altra cosa che vi viene in mente e che volete portare live e che non ci sia un'applicazione che come dire vi supporti quel tipo di grafica o funzionalità. Ad esempio un tabellone punteggi potrebbe essere fatto in maniera custom, quindi magari personalizzandosi i colori, personalizzandosi i loghi. C'è, diciamo, un bel connubio tra realizzare queste cose e poi integrarle e farle comparire magari in live per chi organizza giochi, organizza delle iniziative con chi segue, chi partecipa alle live. Per i firmati più vecchi lascio il riferimento al canale YouTube, perché da Twitch vengono rimossi dopo un po' di tempo, ma lì ci sono ancora e quindi ci sono applicazioni per grande schermo dove si vede anche un po' le potenzialità di FireMonkey, che è il framework che abbiamo usato stasera. E diciamo che stasera abbiamo più lavorato con la Memtable, la mitica Memtable. Però vedete che se avete dei dati da rappresentare non è necessario che obbligatoriamente, adesso questo ovviamente è un progetto, è un prototipo, è un'applicazione fatta rapidamente e che non ha l'ambizione di evolversi oltre una certa misura, se non magari uno dice, se non volendo, e quindi a quel punto uno riprogetta, prende l'idea e ne fa una, inizia a mettere giù dei requisiti e magari ne fa una versione più complessa. Quindi piuttosto che partire con delle classi o qualcosa del genere, voi potete tranquillamente creare una tabella, definire i campi come fareste con un database, la mandate in editing, la aprite e quindi a quel momento potete inserire i dati che volete e niente, agganciare una griglia e quindi fare l'editing se sono dati normali, cioè tradizionali, stringhe, testi, numeri, o in alternativa agganciargli anche altri controlli come abbiamo fatto con l'immagine, o tramite codice definire dei campi binari che a quel punto contengono direttamente una risorsa, che può essere un'immagine, un documento Word, può essere qualsiasi cosa, un filmato, e con appositi controlli si possono mandare in riproduzione. Quindi io qui ho proprio caricato i dati binari dentro un campo e ho agganciato il campo all'immagine e vedo l'immagine, cioè non c'è bisogno di fare praticamente nient'altro. Anzi, per dirla in un altro modo, potremmo dire che si può fare, come diceva, lasciamo dire chi è capace. Sì, sì, può fare! Ci stava e quindi... niente, direi la prossima live, che indicativamente penso sarà poi giovedì prossimo, ultimeremo questo pezzettino e magari vedremo se fare ulteriori evoluzioni. In quel caso un pochino di codice dovremo per forza andarlo a scrivere, secondo me, per fare un po' i vari effetti, quindi, perché ovviamente non è che possiamo... Però vedremo di scrivere il meno possibile e di fare l'altra parte, ovvero quella che va effettivamente live, e vedere un po' come decorarla, come farla che sia, come dire, presentabile, utilizzabile per farci effettivamente il gioco, quindi per usarlo come gioco a tutti gli effetti.
Ok, quindi per il momento, per questa sera, abbiamo fatto un paio d'ore abbondanti, anche quasi 2 ore e mezza, quasi mezzanotte. Direi che vi ho tediato abbastanza, non ho la pallida idea neanche di quanti o meno siamo, direi che siamo pochini, ma pochi ma buoni, come si dice. Non saprei neanche se fare o meno un raid, che di solito ci dà anche il vantaggio di dare qualche punto canale, ma non saprei ne. C'è la persona che fa i quiz, quindi in quel caso potremmo andare direttamente a trovarla, così concludiamo la serata con chi alla fine ha dato l'ispirazione, che tra l'altro sta facendo un gioco, Name That Tune, che poi praticamente sarà banda. E quindi siamo anche in tema, per così dire, potremmo dire. Quindi, indi per cui provo a fare il raid, così passo anche a salutare, visto che mi ha dato giustamente l'idea per questa live, e quindi ci sta, secondo me. Vediamo se ce la faccio, perché qua la banda è diventata. E c'è un ride verso un canale, quindi grazie a chi, bisogna stare attenti a non sbagliare, grazie a chi ha partecipato, a chi è stato in live fino adesso, e ci aggiorniamo alla prossima, direi la prossima settimana. Grazie ancora e rimanete collegati, così alla fine passeremo nell'altro canale, così salutiamo chi ha dato l'idea per questa live. Quindi rimanete collegati. Grazie a tutti e buonanotte, direi.